Ciao a tutti ragazzi, bentornati a casa Nintendo. Questo sarà un video molto molto breve, ecco, giusto per raccontarvi di un aspetto negativo dell'ultimo capitolo di Layton. Un piccolo difetto, che poi neanche troppo piccolo alla fine, ma no. non del gioco in sé per sé, però bisogna precisare. La traduzione in italiano degli enigmi ci ha lasciato molto perplessi. Durante il gioco alcuni enigmi non ci hanno convinto appieno, pensavamo fossero perché magari erano meno riusciti rispetto a quelli vecchi storici della saga, però siamo arrivati a un punto in cui abbiamo detto no, qua c'è qualcosa che non va. Siamo andati a vedere i test in inglese e abbiamo notato delle differenze molto importanti, proprio su la traduzione italiana dà degli indizi sbagliati, no? Sì. Che non riesco nemmeno a capire perché... È chiaro che non è, cioè non è che il testo in inglese dice una cosa e magari uno un po' più sempliciotto che non capisce benissimo l'inglese può aver capito male, tradotto male. Cioè, ci sono proprio cose che non si capisce dove siano uscite in italiano, che con l'inglese non ci sono assolutamente, quindi non riesco proprio a... Giusto per chiarezza, facciamo alcuni esempi. Sì. L'enigma che ci ha creato più perplessità è questo qui. Allora, leggiamolo insieme il testo in italiano. Esso dice, qual era la password della cassaforte? È di 6 lettere e contiene 2A, 2B e 2C. Questo abbiamo notato subito contraddice il terzo punto delle istruzioni dell'enigma, perché si legge le lettere A e C compaiono con la stessa frequenza e meno spesso della lettera B. Ma scusa, se ci sono 2A, 2B e 2C dovrebbero comparire tutte con la stessa frequenza. Questo dunque ci ha portato per curiosità a leggere il testo in inglese. Leggiamolo assieme. Now, what was the password to the safe? It's 6 letters long and uses the letters A, B and C. Come vedete non si fa alcuna menzione del fatto che ci siano 2A, 2B e 2C. Si dice soltanto che queste sono le lettere di cui è formata la password. Un altro enigma che ci ha creato i medesimi problemi è questo qui. Il testo in italiano dice «C'è un muro diviso in 12 sezioni che deve essere pitturato di rosso, blu e viola, proprio come quello dell'immagine. Il secchio di vernice rossa e il secchio di vernice blu costano 10 sterline, mentre il secchio di vernice viola 30 sterline». Leggiamo ora il testo in inglese. There is a wall with 12 sections that need to be painted red, blue and purple, just like the one in the picture. A pot of paint for one section costs 10 pounds for red, 10 pounds for blue and 30 pounds for purple. Come notate, nel testo in inglese viene specificato che abbiamo bisogno di un secchio di colore per ciascuna sezione, cosa che non viene assolutamente menzionata nel testo in italiano. Capisci? No, a questo punto... Allora, innanzitutto diciamo, il gioco comunque è localizzato bene, no? Ci sono soliti nomi, soliti giochi. Giochi di parole nei nomi, nei luoghi. Tipo Oscar Director. No, quindi è ben fatto sotto questo punto di vista, però tu non mi puoi cadere proprio sugli enigmi che sono la parte più importante del gioco. Infatti, se mi dai indizi sbagliati, cioè se il testo italiano mi lascia intendere cose che in realtà non ci sono o lascia fuori indizi che mi servono poi per la risoluzione dell'enigma, cioè è impensabile venirne fuori, insomma. Va a finire che spendi magari 20 minuti a pensare come risolvere l'enigma e poi scopri che hai sbagliato non per un errore tuo, ma perché semplicemente ti venivano date le indicazioni sbagliate. Le istruzioni erano mal specificate o comunque errate in toto. Quindi sì, non faremo... Da segnalare perché appunto... soprattutto dato che c'è tanta gente che non giocherebbe mai in inglese perché soprattutto perché è localizzato e c'è stato lo sforzo del doppiaggio e tutto quanto, quindi anche per me alla fine è piacevole sentire abbiamo sempre giocato in italiano, voci in certo senso. Sì, anche perché a parte il primo tutti gli altri sono stati doppiati in italiano, sì, infatti, quindi... per quanto abbiamo vissuto all'estero noi questo genere di giochi vogliamo giocarcelo in italiano se possibile, ma sì, anche perché comunque bene o male è provato che si usano due parti del cervello differenti quando è la tua lingua e quando è una lingua diversa. Devi sforzarti un po' di meno, se almeno è la tua lingua non devi stare anche a ragionare. Ci vuole un livello di attenzione maggiore se dobbiamo giocarcelo in inglese. Se si può evitare, perché no? Alla fine, anche da un punto di vista nostalgico. Però, è un peccato. Comunque, per un giudizio complessivo sul gioco, rimanete aggiornati. Sì, e soprattutto appunto questo non può influenzare il giudizio complessivo del gioco, perché non è il gioco adesso, cioè non sono i testi originali a dare degli indizi sbagliati. Lo so, però come... ho capito, però non come puoi... Però alla fine ci sono magari 60 milioni di persone nel mondo, vediamo, se tutti gli italiani giocassero al gioco,
che non possono... sono d'accordo, sì, però ho capito. Usufruirne al meglio. Sono d'accordo, quindi... però non puoi dire che è colpa del gioco. Cioè, non è il gioco che è brutto o è fatto male, è colpa della traduzione in questo caso. Quindi io non mi sento di dire, il gioco mi è piaciuto meno per via di questi difetti, perché non sono difetti che puoi imputare al gioco stesso. Chiediamolo a loro. Abbassereste il voto di un'eventuale recensione per via della traduzione fatta male? Io non abbasserei il voto del gioco, io metterei la nota alla traduzione italiana, che poveracci devono aver fatto un lavoro anche loro. Sì, perché comunque nel gioco grande, c'è tantissimo testo. Viene a chiederci come mai non ci sia stata la stessa cura rispetto ai capitoli precedenti. È quello, perché esatto, perché è la prima volta che succede. È quello, perché siamo stati abituati molto bene, hanno sempre avuto delle traduzioni molto... Accurate, sì, anche proprio piacevoli, non semplici, anche a volte con un linguaggio un po' più forbito, un po' più acculturato, non lo so. È stato un certo abbassamento, sì, diciamo, della qualità negli enigmi, perché il resto del gioco è molto curato. Bom, tutto per questo breve video. Se ci state giocando, fateci sapere se a voi sta piacendo o se avete riscontrato gli stessi problemi che abbiamo riscontrato noi. Sì. Alla prossima, ciao! Ciao!